Cari amici di Contech, ben trovati, ben sintonizzati e soprattutto ben collegati. Sì, perché anch'io, per non essere da meno con voi, sono collegato con il mio PC. Ci troviamo a Milano, nel Castello Sforzesco, che nonostante i quasi 8 secoli di storia, consente di navigare in internet senza spendere un euro e senza essere collegati con un cavo. Perché grazie al sistema che si chiama Wireless Castle, che è un progetto sponsorizzato da diversi partner, si può navigare su internet con il sistema Wi-Fi qui e in tutta la zona che lo circonda, dal Parco Sempione fino alla Triennale. Oggi ci sorprendiamo che cose di questo tipo siano possibili, ma fra qualche anno probabilmente ci sembrerà assolutamente una cosa normale, come normale ci sembreranno gli oggetti che vi faremo vedere questa sera. In questa puntata abbiamo strizzato gli occhi al futuro, nel senso che siamo andati con il nostro spazio Info 2.0 a catturare le immagini delle ultime novità in casa Samsung e abbiamo visto dei televisori che, a guardarli bene, sembrano veramente appartenere a un'altra galassia. E poi abbiamo chiesto a Steve Ballmer, il capo mondiale di Microsoft che ha preso il posto di Bill Gates, di anticiparci qualcosa che riguarderà proprio lo scenario futuro del mondo digitale. Nella sezione Hard and Soft vogliamo lasciare spazio alla bellezza, quella di Ellen Iddins e di Justin Matera, che abbiamo intervistato mettendole a confronto per capire qual è il loro rapporto con la tecnologia. Nella seconda parte della nostra puntata tornano due appuntamenti consueti, quello con la sicurezza e con la nostra inchiesta virtual. Nel primo caso parleremo delle nuove minacce informatiche, mentre nello spazio virtual affronteremo il tema affascinante di come sarà il negozio del futuro. Quindi adesso lasciamo spazio subito alle immagini, vai con la sigla, vai con Contech. Arrivano i nuovi prodotti di Samsung. L'azienda coreana ha rivelato in anteprima la sua collezione primavera-estate, dimostrando chiaramente perché è diventata leader di mercato. Le novità più interessanti riguardano il mondo dei televisori LCD, con il lancio della nuova serie 4, 5 e 6. Proprio la linea top di gamma ha lasciato il pubblico stupito per l'effetto visivo creato dalla Dual Injection Technology, una tecnologia usata nelle carrozzerie delle auto per miscelare due pigmentazioni di colore e creare un effetto cromatico davvero unico. La serie 7, che arriverà dopo l'estate, è ancora più innovativa perché oltre ad offrire un pannello a piena risoluzione Full HD a 100 Hz, mette a disposizione degli utenti dei contenuti integrati nel televisore, esercizi per tenersi in forma, ricette di cucina, ma anche giochi e immagini fotografiche, tutte inserite nella memoria della TV. Dovremo invece attendere ancora per avere nelle nostre case due vere novità. Gli schermi ultra piatti che utilizzano la tecnologia chiamata OLED, capace di ridurre lo spessore ad appena un paio di centimetri, e i televisori tridimensionali, chimera dei futurologi, ma non più oggetti destinati ai film di fantascienza. Tra i prodotti più attesi c'era anche la nuova videocamera HMX20. Look minimalista e prestazioni da primato, visto che è tra le più compatte e leggere videocamere presenti sul mercato, in grado di catturare immagini ad alta definizione Full HD. Questo modello è affiancato da altri due memory cam rigorosamente senza cassetta, la HMX10 e la MX10, predisposta per registrare immagini pronte per YouTube. Carrellata di novità anche tra le fotocamere, dall'ammiraglia GX20 alle colorate compatte L100 e I8, oltre all'elegante NV30. Ne sono rimaste appena un centinaio delle 500 realizzate da Elio Fiorucci. Stiamo parlando della borsa a tiratura limitata disegnata dallo stilista milanese in collaborazione con HP. La borsa è in vernice nero lucida, con l'applicazione di un cuore e della scritta Therapy. Contiene comodamente un computer con display fino a 15 pollici, ha ampie tasche interne ed esterne per ospitare documenti e oggetti personali. Può essere aperta a 180 gradi utilizzando il PC senza estrarlo dalla borsa. Per averla potete recarvi nei punti vendita Love Therapy di Milano e Verona o acquistare un notebook HP Pavilion dopo esservi iscritte sul sito dell'iniziativa. In questo caso la riceverete in omaggio fino ad esaurimento della tiratura. È arrivato in Italia Steve Ballmer, il capo mondiale di Microsoft, per delineare le strategie della società nei confronti del mondo domestico.
Chiaro è l'indirizzo: consentire alle persone, attraverso il software, di poter accedere da diversi dispositivi alle proprie informazioni, contatti, musica, giochi e foto, dovunque si trovino, utilizzando potenti e innovativi servizi web. Abbiamo chiesto a Bulmer se di questo passo ci troveremmo Windows anche dentro le lavatrici. Sì, sicuro, è un nostro obiettivo. Per Microsoft tutti i contesti dove si producono o si consumano informazioni si stanno digitalizzando. Quando parliamo con la Fiat e proponiamo il nostro sistema BlueMe, per noi è una proposizione assolutamente naturale. Lei parla di lavatrici e mi sento di rispondere anche per conto della mia famiglia, che insieme a molte altre vorrebbero controllare questi elettrodomestici a distanza, decidendo quando accenderli o spegnerli. Certo, fa parte di uno scenario digitale in divenire, ma queste cose succederanno davvero e Microsoft cercherà di incentivare questo cambiamento. Una recente indagine ha evidenziato che l'Italia non è solo un popolo di santi e di navigatori, ma anche di grandi scommettitori online. Sì, a noi piace scommettere su tutto, principalmente calcio, ovviamente, ma non disdegniamo neanche una partita a poker, ovviamente virtuale. Il fatto è che il profilo dello scommettitore italiano è piuttosto peculiare, perché è giovane, è di buona cultura, anzi spesso è laureato e ha una buona capacità di spesa. Abbiamo chiesto di commentare questa notizia a Giuliano Benaglio di Betway, uno che di scommesse se ne intende. Nella nostra rubrica Hotspot, che parte adesso, quindi vai col click. L'italiano è un popolo di scommettitori e di giocatori in generale. Il gioco in Italia ha una radice che è da ricercarsi nello scorso secolo, che poi si è evoluta con l'evolversi della tecnologia e dei nuovi strumenti. Fino a qualche anno fa i giocatori in ambito sportivo si divertivano ancora con le vecchie schedine, il totocalcio, il totogol, tutte cose che adesso all'alba del 2008 si giocano su internet attraverso appunto i siti di scommesse sportive autorizzati dai monopoli di Stato. Lo scommettitore italiano lo distinguiamo in un uomo mediamente colto, mediamente con una media disponibilità economica, ha un'età che va dai 20 ai 50 anni ed è prevalentemente un maschio. L'italiano adora scommettere lo sport e in particolare il calcio. Il calcio è il 95% praticamente delle scommesse che vengono effettuate sui siti ma anche nelle agenzie, perché ricordiamolo, in Italia si può giocare sia sui siti internet autorizzati e anche nei negozi, nelle agenzie sportive appunto. In quanto a scommesse, l'italiano non è secondo nessuno. Qualche anno fa eravamo il terzo paese a livello europeo, ora siamo il primo a livello mondiale per tipologia di scommessa. E lo scommettitore italiano si suddivide in due categorie: c'è lo scommettitore per passione, per divertimento, quindi quello che ama puntare 2 euro, 3 euro per magari vincere una somma che non gli cambia la vita ma che lo aiuta per esempio a completare una vacanza piuttosto che realizzare un piccolo sogno, e lo scommettitore speculativo, quindi lo scommettitore che non lo fa di professione ma che ne fa una semiprofessione, quindi investendo parte dei capitali su un evento singolo oppure su due eventi cercando di raggiungere il maggior profitto possibile.